perseguire sono stati quelli di poter realizzare, poter così acquisire dei dati, credo per la prima volta, completi e affidabili su un fenomeno che riguarda diversi aspetti, riguarda l'aspetto sociale, l'aspetto sanitario, l'aspetto economico, l'aspetto finanziario. Sapete che in questo comparto sono collegate delle conseguenze sociali, ma anche rilevanti componenti economiche del comparto e anche un rilevante gettito per lo Stato. Il progetto si articolava su tre obiettivi: la ricerca, la formazione e l'informazione. La ricerca è quella che vi ha presentato poco fa la dottoressa Pacifici, la formazione è stata fatta e sarà proseguita con riferimento in particolare agli operatori del gioco, l'informazione, anche quella in atto, anche quella sarà proseguita e un elemento di evidenza di questo terzo settore è il numero verde di cui parleremo, di cui si parlerà dopo e a cui accennerò tra poco anche io. Il nostro interesse dell'agenzia era quello di affidare questa attività a un istituto terzo di grande affidabilità che potesse in qualche modo mettere a disposizione del decisore politico, degli operatori, della comunità scientifica un set di dati che servono per capire questo mondo, per poter prendere decisioni di diversa specie, come dicevo prima, non solo di carattere sociale, sanitario, di carattere politico, di carattere normativo e di carattere amministrativo. I risultati, che dovranno poi essere ancora di più approfonditi e analizzati, diciamo così, il completamento di questi risultati è da poco che è stato fornito, ovviamente quindi c'è bisogno di un esame ulteriore sotto i vari profili. Comunque quello che è stato presentato, i primi risultati della ricerca, ci inducono a pensare come amministrazione che dobbiamo proseguire su un percorso già intrapreso recentemente, ma che vogliamo continuare a a realizzare e che in parte qualche risultato lo possiamo anche esternare. Alcune cose le abbiamo fatte, alcune cose le stiamo facendo, altre le dovremo fare anche col consiglio, col supporto, con proposte che vengono dall'esterno rispetto al mondo strettamente dell'amministrazione. Vorrei ricordare tra le cose che recentemente sono state portate a compimento la riduzione degli apparecchi, il numero degli apparecchi. Nel 2016 è stata per la prima volta posto un tetto normativo al numero degli apparecchi e prevedendo poi un percorso per la loro riduzione. In un anno sono stati ridotti il numero degli apparecchi da 407.000 che c'erano all'inizio del 2016, oggi sono 265.000, quindi quasi oltre il 35%, quindi più di un terzo degli apparecchi sono stati eliminati dal mercato. Nel settore dell'online abbiamo introdotto circa un anno fa il registro unico delle autoesclusioni, cioè il registro che, presso il quale il giocatore può autonomamente iscriversi, definendo un periodo anche limitato di un gioco. Questo registro è unico per tutti i concessionari, quindi nel momento in cui il giocatore si iscrive in questo registro e
indica un periodo, un mese, un anno, una settimana, ma anche tutta la vita, di autoesclusione dal gioco, questo giocatore non può più giocare in nessuno dei concessionari legali che fanno parte del comparto dei giochi.